Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Se nella prossima puntata del Grande Fratello ancora non c'è un eliminato, diciamo, certo, ancora le situazioni sono molto ballerine anche nei sondaggi. C'è Giuseppe Garibaldi che cerca una strategia per far fuori coloro che lo hanno attaccato durante la puntata. Dopo la frase sugli amici gay, Giuseppe Garibaldi è finito nuovamente al centro di una polemica. Ieri sera, mentre tutti erano a tavola, il calabrese ha fatto una battuta infelice sui nuovi GFIN, dicendo che lui e gli altri concorrenti li faranno fuori ad uno, devo dire una cosa, mi dispiace per i nuovi entrati, ma ad uno li faremo tutti fuori. Ovviamente Giuseppe Garibaldi utilizza tantissima strategia per far esporre proprio i suoi diretti avversari. Stefano Miele è colui che lo ha attaccato in diretta, stizzito con una frecciatina: meno male che non ci fate fuori, ma è il pubblico che farà fuori voi. Io non ho questo potere, ma i telespettatori ce l'hanno. Ok, sei qui da tanto, ma magari ci sono dei nuovi che fanno la differenza. Poco dopo lo scivolone, però, ha commentato anche Beatrice Ruzzi, raccontando l'accaduto a Vittorio Menozzi. A un certo punto ha detto che farà fuori dietro, uno dietro l'altro, tutti i nuovi entrati, ha detto Beatrice a Vittorio. Le ragazze sono scoppiate in una risata isterica, i nuovi ci sono rimasti malissimo. Stefano ha anche risposto dicendo che è il pubblico che farà fuori loro. E il modello, ovviamente, Vittorio, ha commentato dicendo che alcuni concorrenti entrati con lui ormai non fanno nulla, quindi secondo Vittorio non saranno i nuovi ad uscire, bensì saranno anche i vecchi ad uscire. In realtà l'inquilino calabrese probabilmente non pensa quello che ha detto, tutta strategia, e la cosa viene confermata perché, parlando con Perla, ha detto chiaramente che ha paura dello scontro diretto con Lavatiero, proprio perché si sente ovviamente meno forte. Quindi Giuseppe Garibaldi sta cercando di utilizzare strategia per cercare di venire fuori da una situazione che adesso si complica. I nuovi entrati e tutto quello che è stata la dinamica intorno a lui probabilmente lo avrà indebolito. Vedremo quando entrerà al televoto. Intanto vi chiediamo chi è il vostro preferito ad oggi. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.